Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntata dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo rapidamente di terminale e personal computer. È possibile che le giovani generazioni di oggi, da sempre circondati da smartphone, notebook, tablet, computer, tower, non sappiano più cosa sia un terminale e che differenza corra tra un terminale e un personal computer. In questo breve podcast ne affronteremo il tema facendo un po' di storia del computer. Un terminale, nel linguaggio informatico, è un dispositivo hardware elettronico o elettromeccanico che viene usato per inserire dati in ingresso, input, ad un computer o in un sistema di elaborazione. Quindi il terminale è capace di ricevere dati in uscita, output, per la loro visualizzazione. Punto e basta. Quindi il terminale non stampa, il terminale non registra su dischetti o archivi e quindi non ha la possibilità il terminale di gestire scanner o quant'altro, oppure collegarsi a telefonini o archivi dei telefonini o quant'altro. Il terminale è solo una tastiera ed un monitor. Punto. Per estensione poi si dice che il terminale indica anche un dispositivo equivalente realizzato dal sistema operativo o tramite un emulatore software, quindi il terminale virtuale. Terminale e server, solitamente in una rete a stella, fu la prima architettura client-server in cui i computer erano i mainframe. Per farla corta e breve, prima dell'avvento dei personal computer, la potenza di elaborazione era concentrata nei mainframe, i quali facevano, non di rado, girare contemporaneamente vari sistemi operativi diversi. I microprocessori, che erano numerosi, concedevano un piccolissimo tempo macchina ad ogni terminale, in cui ogni utente digitava dati in input e poi processava da remoto, ossia sul mainframe, i programmi, e i risultati dei programmi, che erano dati o grafici o soluzioni, erano poi mostrati a video dal terminale. Se l'utente doveva stampare i dati oppure doveva archiviarli da qualche parte, doveva chiedere al mainframe la stampa dell'output oppure la memorizzazione. Il mainframe avrebbe provveduto a connettersi alla stampante oppure ai vecchissimi registratori a nastro oppure ai primi dischi fissi che erano dentro il centro di calcolo, andando a memorizzare oppure a stampare il risultato, perché le stampanti erano dentro i centri di calcolo. L'utente poi avrebbe dovuto andare dentro al centro di calcolo a prelevare la propria stampa di competenza in mezzo a tante altre stampe fatte da altri utenti. La grande rivoluzione portata dal personal computer sta nella potenza di calcolo distribuita presso l'utente, distaccandosi dal mainframe. Di fatto ogni utente ha il proprio computer dotato di RAM, ROM, microprocessore, unità disco periferiche di input ed output. Tutto l'hardware è interamente dedicato all'uso e all'attenzione unica ed esclusiva dell'utente. Tutto hardware, infatti, è gestito dal BIOS e soprattutto dal sistema operativo su cui sopra girano gli applicativi scelti dall'utente. Mentre prima il computer, ossia il mainframe, era veramente un grande computer, ossia un mainframe, e la macchina con vari processori era condivisa nell'uso con tanti utenti che vi interagivano in remoto tramite molti terminali, e il mainframe riceveva input dai terminali. Ad ogni terminale il mainframe dedicava ripetutamente e continuamente un'unità di tempo brevissimo, dando la falsa sensazione all'utente del terminale che il mainframe fosse ad unico ed unico e servizio dell'utente del terminale, quindi fosse praticamente interamente dedicato alle proprie necessità, ma non era così. Il mainframe infatti processava contemporaneamente numerosi e diversi sistemi operativi che erano ottimizzati per diversi tipi di problemi, su cui giravano programmi diversi a cui gli utenti occorrevano per risolvere i propri problemi. Al buon funzionamento del mainframe controllava e supervisionava l'amministratore di sistema, che curava la sicurezza del mainframe, il buon funzionamento e l'installazione dei programmi, che talvolta costruiva programmi applicativi assieme agli utenti dei terminali.
Oggi il personal computer invece ha un unico sistema operativo processato. L'hardware ha il BIOS, la memoria RAM, ha il proprio microprocessore che da tempo adesso sono tutti microprocessori multicore, ossia multiprocessori, proprio come un mainframe. L'hardware ha archivi ad accesso casuale, stampanti, scanner e quant'altro l'utente vi abbia agganciato. Personal computer nato monoprocessore è cresciuto in potenza diventando un mainframe che è interamente dedicato alle necessità dell'utente. I microprocessori di solito dentro al personal computer degli utenti passano la maggior parte del loro tempo di vita in modalità idle e lavorano a bassissimi cicli di clock sino a quando non incontrano carichi di lavoro intensi che li impegnano a fondo, spesso solo per pochissimo tempo. Vi suggerisco di fruire il podcast ROM, BIOS, Firmware per approfondire le differenze tra terminale e personal computer. I terminali infatti non hanno BIOS, i terminali non hanno firmware, i terminali non gestiscono le periferiche, i terminali non hanno memoria RAM, i terminali non gestiscono gli archivi, i terminali si limitavano ad avere solo un monitor ed una tastiera. Punto e basta. Questa puntata storica è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.